Buon sabato ai nostri amici celiaci. Oggi vi salutiamo da Mamma Rossa ad Avezzano insieme ai nostri chef Franco Franciosi. Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti. E Francesco D'Alessandro. Ciao Jennifer, buongiorno. Ricetta oggi naturalmente senza glutine. Una ricetta perfetta per tutti, ricca di gusto e che mette un po' tutti d'accordo, vero Franco? Beh sì, diciamo una ricetta non solo senza glutine ma anche vegetariana. Ah, bene, bene. Quindi mette tutti d'accordo, perché mica è facile oggi vegetariani. Giustamente chi ha problemi di celiachia è un problema, ma chi magari non mangia carne, chi non mangia altro, insomma, quindi devo dire che questa è una ricetta perfetta per tutti. Poi, se amate le verdure come me, devo dire che io l'ho assaggiata ed è veramente, veramente buonissima. E poi il radicchio ha un colore così bello, così invitante. E non è neanche tanto facile da utilizzare, perché ha questo sapore un po' amarognolo, quindi secondo me va trattato nel giusto modo. Esattamente, infatti questo radicchio è stato trattato con una base di acqua e aceto. Che cosa fa l'acidità dell'aceto? Va a esaltare la tonalità del rosso, quindi noi da rosso bordeaux passiamo a un colore che quasi rasenta il fucsia. Quasi viola, bellissimo, molto femminile come colore. Sì, è vero, è verissimo. Dopodiché gli ingredienti di questa ricetta sono crema di latte, che sarebbe panna fresca, semi di sesamo sia bianco sia nero, olio extravergine d'oliva, sale, foglioline di senape selvatica. La possiamo trovare ovunque in questo periodo, in qualsiasi campo troveremo. Ma veramente? Questa specie di rucola, perché assomiglia molto alla rucola sia nell'infiorescenza sia nella foglia. E poi che abbiamo profumo. Il formaggio, sì, è profumatissima, sì. Sì, wow. Abbiamo in questo caso scelto un formaggio della provincia dell'Aquila, quindi di Anversa degli Abruzzi, è un fiorello. Un formaggio di base capra. Ok, bene chef, quindi praticamente possiamo iniziare. Ingredienti, pochi ingredienti, semplici. Quindi ricordaci solamente il trattamento che è stato fatto al radicchio, ma l'hai detto prima, quindi sì, acqua e aceto. Questo radicchio viene esposto per un'oretta e mezza ad acqua e aceto, quindi immerso in acqua e aceto. Quali proporzioni? Acqua e aceto, un po' più acqua, un po' più aceto? No, a metà l'aceto, metà. 50% okay. L'aceto. 50-50. Ok, e no, basta. 50 aceto e 100 di acqua, a diciamo, 50 aceto la proporzione. E 100 di acqua, sì. Ok, quindi un po' più acqua, e quindi un'ora così. Quindi è crudo, Ok, e poi lo tiriamo fuori. Lo tiriamo fuori, il risultato è questo qui, vedete? Sembra quasi macerato. Sì, questa... incredibile che l'acqua e aceto facciano questo effetto. Sembra quasi una specie di... Sembra glassato. No, ma di... polpo. Polipo. Sì, sì. È vero. Sembrano dei tentacoli, è vero, è vero. Qui abbiamo tolto le foglie esterne, quelle un po' più... Questo è un radicchio trevigiano? Sì. Fatto allora. Naturalmente qui. Ok, naturalmente qui, beh, devo dire che siamo ad Avezzano. Diciamo, è un radicchio marsicano questo. E la regina dell'agricoltura, la piana... Fucense, sì, la piana del Fucino. La regina dell'agricoltura, che fa delle patate meravigliose. Io sono innamorata delle patate di Avezzano e diciamolo che abbiamo dei prodotti meravigliosi in Abruzzo. Diciamolo sempre, perché non sbagliamo mai. No. Allora, iniziamo. Mettiamo a scaldare la crema di latte, dobbiamo creare questa emulsione tra la crema di latte, che non dovrà superare i 70 gradi, perché come abbiamo già detto parecchie volte, quando inseriamo un formaggio all'interno di una... lo esponiamo alla temperatura, se supera i 70 gradi il formaggio fila. Fai fili. Esattamente. Segreto di cacio e pepe, no? Ah, sì. Dopodiché metteremo la crema di latte nel bicchiere per essere frullata insieme al formaggio. E possiamo aiutarci con un mixer ad immersione. Ok, quindi crema di latte. Mettiamo del formaggio. Ok. Questo chef, questo piatto possiamo degustarlo come antipasto, però direi anche come secondo piatto volendo. No, Mamma Rosa è servito come antipasto, ma può essere assolutamente un secondo, sì. Ecco qua. Nel frattempo lasciamo la padella sulla fiamma a scaldarsi, quella che dovremmo utilizzare per cuocere il radicchio. Ok, ok. Frulliamo per bene. Anche qui ricetta semplice, non abbiamo bisogno di strumenti particolari. Molto semplice. Sì. Semplicissimo frullatore di immersione che in casa abbiamo tutti. Radicchio che si trova facilmente.
Facciamo un giro per i campi e troviamo anche la senape selvatica. In questo periodo ne troviamo veramente a praterie. Ma infatti guardandola ho detto, cavoli, questa la vedo in campagna, non sapevo fosse senape selvatica. A questo punto lavoriamo il radicchio, togliamo la parte più coriacea, quindi la parte di fondo che... Solo? Ok. Esattamente. Lo tagliamo a metà, che con un radicchio possiamo fare tranquillamente due porzioni. E lo andiamo a passare nella padella caldissima. Calda calda con un filo d'olio, immagino. Deve essere quasi come cuocere alla brace il prodotto. Okay. Deve fare un po' di crosticina, quindi. Sì, esatto. Sentite questo rumore proprio? Senti anche questo, Francesco. Ne facciamo due. Immagino che qui il gusto sia molto equilibrato perché abbiamo comunque diciamo l'amarotico, possiamo definirlo così, del radicchio e poi ovviamente il gusto dolce, avvolgente della panna e del formaggio caprino che comunque si bilanciano perfettamente. Sì. I gusti devo dire anche abbastanza semplici, però che messi insieme insomma hanno veramente il loro perché. Il radicchio tra l'altro con questa... diciamo preparazione, quindi questo passaggio in acqua e aceto assume una consistenza quasi carnosa, quindi sembra quasi di mangiare la carne. Sì, è vero, a me piace tanto il radicchio. Una volta mi devi fare il risotto col radicchio. Va bene? Me lo fai, promesso? È una promessa. Possiamo impiattare. Ecco, abbiamo posizionato il radicchio sul piatto. Adesso Francesco provvederà a mettere questa salsa di formaggio. Piatto semplicissimo. Veramente se volete fare qualcosa di speciale per i vostri ospiti a casa, rifate questo piatto perché veramente non ci vuole veramente pochissimo, anche poco tempo. Dei semini di sesamo tostati, leggermente tostati. Che belli. Le foglioline di senape selvatica. Quindi le dobbiamo mangiare queste foglioline. Certo. Che bello. È pronto. Complimenti. Grazie. Complimenti per questo piatto, veramente, chef. Grazie. Davvero, era davvero un bel piatto. Io voglio salutare i nostri amici celiaci, voglio invitare tutti a rifare questo piatto a casa perché è molto facile. Per noi di Chef in Cucina, per il nostro team è veramente importante che voi possiate rifare tutti i piatti che vi presentiamo anche a casa. Quindi se avete delle difficoltà scriveteci perché noi saremo ben lieti di rispondervi. E che dire, io strappo la promessa al nostro chef Franco Frangiosi di fare quanto prima il risotto con radicchio perché lui è veramente un artista nel fare risotti. Promessa. Grazie chef. Grazie a te. Grazie Francesco. Ci vediamo domani. Il termine la dieta mediterranea è stato inserito da un americano, Ansel Keys, che negli anni 50 è venuto in Italia e ha notato che il modo di mangiare degli italiani è fortemente protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari.